La violenza contro le donne è qualsiasi atto che provochi o possa provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà personale. La violenza contro le donne si scatena quasi sempre dentro alle mura familiari. O è il marito, o è l'ex, o è il convivente, o è un padre. Sempre un uomo. Una vergogna. La violenza che porta al femminicidio è la fine di tutto. Nel 2013 il vergognoso elenco di donne uccise è stato di 128. Non può esistere più. La cultura della violenza si può affermare solo parlandone. Questo è il primo passo e lo dobbiamo fare tra di noi. Buona fase difensiva, recupero il pallone. Ciao, pa. Mamma? Sono qui. Manca molto? Sono affamato. Butto la pasta e mangiamo. Brava la mia mogliettina. Pa, facciamo una partita? Ok, ma devo stracciarti in pochi minuti, altrimenti la pasta si fredda. Vai. Ma se non sai giocare? Come va? Parità. Altre due mosse e vinco. Speraci. Grande. Il campo. Perché non sfidi mamma? Ma se non so giocare, anche se sono convinta che se mi allenassi un po' sarei la campionessa di casa. Ah sì? E sapresti dirmi chi con un po' di allenamento potrebbe essere il campione di solletico in questa casa? All'attacco! Tu immobilizzala! E io le faccio il solletico! Vai, 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 vai! Dai, due contro uno non vale, su! E poi devo andare a scolare la pasta! Salvata dalla pasta, altrimenti con queste mani ti avrei uccisa di solletico. Andiamo a mangiare? Beh, sono affamato. Mi ha chiamato Nicola. Domani sera siamo a cena da lui. Ha invitato un sacco di gente. Non mi va. Preferirei stare a casa. Ormai ho confermato. Sarà una serata divertente, dai, è tanto che non usciamo. È vero, mi sembrate nonno e nonna. Potevi chiedermelo prima di confermare. E poi, non mi va di lasciare Marco da solo a casa. Mica già 5 anni. Vengono anche Michele e Anna, possiamo andare con loro. E lasciano qui Piero, così si tengono compagnia. Che vai! E noi andiamo a divertirci. Elisa, hai fatto? Anna e Michele sono arrivati, sbrigati. Metti la collana che ti ho regalato. Sta bene con il vestito. Non vorrai presentarti come una poveretta.
Ora stai bene, la mia regina. Tutti devono vedere quanto ci tengo a te. Di cosa ti occupi? Sono professoressa di ruolo da 2 anni. Ho avuto una bella fortuna, credo di essere stata una delle ultime a prendere una cattedra. Credo di sì. E cosa insegni? Storia e filosofia. Mi piace insegnare. E tu di... Io? Sì, tu di cosa ti occupi? Io niente, cioè faccio la casalinga. Fa la modesta. Laureata con lode all'Università di Lingue Orientali, master in America, subito assunta alla VIT come responsabile delle vendite all'estero, guadagnava un sacco di soldi la signorina. Sì, ma siccome quei soldi dovevo lasciare la ditta, me ne sono andata. No, ho preferito dedicarmi a tempo pieno alla famiglia, piuttosto che volare da un posto all'altro. Certo. E mio marito mi ha appoggiato nella scelta. Beh, più che appoggiato, ti ha dato una bella spintarella. No, sono stata io a scegliere. E Luca ha un buon lavoro e guadagna bene. Vabbè, non è che mi sono scaldata. No. 3 splendide donne che fanno tappezzeria non va bene. Forse Lisa, andiamo a ballare. Dai. No. Andiamo? No, forza, no. Coraggio, no, andiamo. No. Luca, non c'è bisogno che le si tiri il braccio se vuoi parlare con tua moglie. Lasciala stare, porco! E tu, brutta troia, hai finito di strusciarti contro tutti o ti sei persa qualcuno? Luca, smettila, ci stai mettendo in imbarazzo. Vai, lasciale stare, andiamo a parlare di là. A parlare di cosa? Di come ti sei eccitato mentre questa troia ti si strusciava addosso? Senti, Luca, calmati! Stai esagerando, eh? Scusalo, Nicola, Luca ha bevuto un po' troppo, eh? Voi continuate a divertirvi. Io lo porto a casa. Scusaci per questa orribile scena. Non sei te a doverti scusare. Stai bene? Sì, grazie. Buonanotte. Buonanotte. Mi hai fatto fare la figura del cretino. Anzi, del cornuto. Ti è piaciuto strusciarti contro tutti gli uomini presenti come una cagna? Come una gatta in calore, eh? Dimmelo che ti è piaciuto, troia! Dimmelo che ti piace, dimmelo! Sempre la solita storia. Te l'avevo detto che non volevo venire. Che è tutto questo casino? Mamma! Che cazzo hai fatto? Modera il linguaggio. Lo sai com'è sbadata tua madre, no? È inciampata e ha battuto sul comodino. Sì, certo. Come la volta scorsa, quell'altra ancora. Marco, oramai sei diventato grande. Sei un uomo. E posso finalmente dirti una cosa che dovrei sempre tenere a mente. Figlio mio, è giusto che tu sappia che le donne sono spadate, ma principalmente sono tutte puttane. Sono delle grandi puttane sbadate. E ora vai a letto, che la prossima volta bussa prima di entrare.
allora sentiamo la mia cara gatta in calore. Questa mia lunare. Sei mia. Sei mio. La mia puttana. Devo prepararti qualcosa per pranzo? Io ho fatto compagnia a Marco. No, non ho fame. Casomai mi faccio un panino più tardi. Pa, ti sei scordato che c'ho la partita? Sbrigati, vatti a vestire, che mi devi accompagnare. Non puoi andare con qualcuno? E con chi? Ormai saranno già tutti al campetto. E allora fatti accompagnare da mamma. Andiamo, ma. Vai a prendere il borsone. Dai, ma! Allora, io vado. Ok. Ma torna subito. Thank you.
Senti, ma io dopo vado a fare merenda a casa di Simone. Mi riaccompagna la madre, ok? Ok, ma non fare più tardi delle 7? Ti fa male? Un po', ma passa. Senti, Marco, volevo dirti quello che ti ha detto ieri tuo padre sulle donne. No. Tranquilla, ho capito che era ubriaco. Voi donne siete solo sbadate, a volte. Dove cazzo sei stata? Rispondi. Dove sei stata? Ti do un dito e ti prendi il braccio. Come ti ho detto che potevi uscire, sei andata subito a scopare. Puttana! Ti ho chiamato ogni 5 minuti e il telefono era sempre spento! Dove sei stata? Dove sei stata? Dove cazzo sei stata? Ma